Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Ameria Radio, la radio che non c'era. Ameria Radio presenta Misteri non deve morire. Il caso Orlandi. Di e con Franco Casadidio. E adesso, come vi dicevo, tutte le foto elettriche sono sul balcone, sotto sul sagrato la gente comincia a applaudire, forse hanno visto qualche movimento o qualche ombra. Ecco che si apre il balcone in questo momento, allora, è Felici che annuncia, sentiamo l'annuncio. Annunzio vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Voltiva. Polacco.
carissimi fratelli e sorelle, gli eminentissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete. Signore e signori, buonasera e benvenuti a questa puntata di Misteri non deve morire. Come avrete potuto ascoltare dall'inizio che abbiamo preparato, l'argomento di questa sera è incentrato, visto che parliamo del caso Orlandi, su un particolare fatto che è accaduto tanti anni fa, di cui poi ci parlerà il padrone di casa. Intanto presentiamo i compagni di viaggio. È qui con me Maria Teresa. Buonasera Paolo, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici. Certo, e ora reduce da una bellissima giornata oggi dal Museo delle comunicazioni di Arezzo, Umberto Alunni. Buonasera Paolo, buonasera Maria Teresa, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Oggi diciamo che con la giornata che abbiamo passato possiamo essere soddisfatti sia come radio, ma anche, voglio dire, anche per un successo personale del nostro carissimo Umberto. Bene, padrone di casa, chi abbiamo oggi? Abbiamo oggi una persona che ha sbancato con l'ultima puntata gli ascolti sui canali di Ameria Radio. Abbiamo Franco Casa di Dio. Ciao Franco, buonasera, complimenti.
Grazie, grazie. Mi veniva in mente adesso che lo dicevi una cosa, che abbiamo sbancato e parlavamo di Marcinkus. Già. Oggi parliamo del principale, quindi di chi stava sopra, quindi sbancheremo ancora di più, no? Spero di sì, La speranza è quella, dai. la speranza è Cambiamo. quella lì. Allora, chiaramente, di chi parliamo? Parliamo del datore di lavoro di Marcinkus, parliamo di quel personaggio di cui abbiamo sentito prima la voce con il famoso messaggio rivolto alla folla appena eletto nel 1978, quindi parliamo di Giovanni Paolo II e di quello che è stato una delle giornate più drammatiche della storia, non solo della Chiesa, ma secondo me del nostro paese e di una buona parte dell'umanità, perché quello che stiamo per raccontare fino a quel momento non l'avevamo mai vissuto in quei termini, in quel modo così mediatico come invece è accaduto nel maggio del 1981. Franco, scusa, prima di iniziare il discorso, anche per dare sicurezza e contezza ai nostri radioascoltatori, no? Perché stiamo parlando Casa di Dio, abbiamo iniziato, diciamo, con un po' di Non gli situazioni. dare ascolto, Questa me perché già si l'aspettavo, sta... grazie. Ah, scusa, la democrazia vale per tutti. Gli aspetti, diciamo, di carattere religioso, io un attimo sono andato a vedere la sintonia se stavo su Radio Maria, invece posso qui rassicurare i nostri radioascoltatori che siamo su Maria Radio, frequenze web senza nessun problema, e come di consueto, diciamo, misteri non devi morire, Franco Casa di Dio, Maria Teresa, Paolo, Roberto, parleranno di questo. Ecco, era solo un piccolo, diciamo, un avviso ai naviganti, niente di puntualizzare. particolare. Però come Radio Maria arriviamo in tutto il mondo, quindi ci Assolutamente. stiamo attrezzando, dai. Allora, iniziamo la chiacchierata di stasera. Vabbè, si è capito, penso che parleremo dell'attentato a Giovanni Paolo II, no? Perché parlavamo di una giornata particolare a cominciare già dalla data, perché parliamo di un 13 maggio e chi è religioso, chi ha una particolare attenzione alla fede, sa che il 13 maggio è una giornata particolare perché è la giornata dedicata alla Madonna di Fatima, quindi all'apparizione della Madonna ai tre pastorelli a Fatima. È un mercoledì nel 1981 e il mercoledì è la giornata che Giovanni Paolo II, così come chi l'ha preceduto, dedica alle udienze generali, quindi udienze in cui accoglie migliaia di fedeli a cui parla esponendo, insomma, la parola di Dio e quelli che sono i suoi pensieri. Dopodiché Giovanni Paolo II è solito, da quando è stato eletto Papa, quindi da quel famoso 16 ottobre del 1978, cercare un contatto fisico con i suoi fedeli, quindi scendere tra i suoi fedeli e stringere le mani, avere un rapporto molto più diretto, molto più stretto di quello che avevano non tanto non, il suo predecessore Giovanni Paolo I, che purtroppo ebbe veramente poco tempo per entrare in contatto con i suoi fedeli, ma se pensiamo a quello che era il rapporto di Paolo VI o ancora prima quello di Pio XII con i fedeli, era una figura completamente diversa, no? Quella del Papa, un Papa molto più distaccato e molto più lontano dalla folla. Invece Giovanni Paolo II ama scendere tra la folla dei pellegrini e lo fa soprattutto quando le manifestazioni e le udienze si svolgono in Piazza San Pietro. Attraversa la piazza, naturalmente non a piedi, non su quella sedia gestatoria che ha definitivamente messo da parte dopo che in qualche modo l'aveva abbandonata anche il suo predecessore Giovanni Paolo I, lui la mette definitivamente da parte. C'è però un problema che tutti i pontefici precedenti avevano riscontrato, cioè la necessità di farsi vedere da tutti i fedeli, quindi di trovarsi a un'elevazione superiore a quella che è la disposizione dei fedeli. Quindi come si fa attraversando Piazza San Pietro a risultare più in alto dei fedeli, così che tutti possano vedere il Papa?
si attraversa Piazza San Pietro a bordo di una macchina, di un fuoristrada scoperto, in modo tale che tutti riescano a vedere il Papa. In questo modo Giovanni Paolo II può scendere tra i fedeli. E dicevamo il 13 maggio del 1981, l'udienza è appena terminata, quindi Giovanni Paolo II si reca in mezzo a Piazza San Pietro a bordo di quella che viene ribattezzata da subito Papa Mobile, anche se poi lui non amava molto questa dicitura perché non la riteneva consona a una macchina al servizio del Papa. Comunque a bordo di questa Papa Mobile comincia il suo giro tra la folla, avvicinandosi molto alle transenne, cosa che per i servizi di sicurezza è sicuramente un lavoro cui prestare molta attenzione, perché capite che gestire la sicurezza di un Papa che scende tra migliaia di fedeli che possono essere controllati, ma relativamente, perché in quel momento non è stato approntato un servizio ad esempio di metal detector all'ingresso di Piazza San Pietro, quindi il controllo che i servizi di sicurezza riescono a fare è abbastanza sommario, e gli uomini della sicurezza della scorta personale di Giovanni Paolo II sono sempre molto preoccupati quando il Papa si avvicina così tanto ai fedeli, perché poi i fedeli si sporgono dalle transenne, chi allunga una mano, chi allunga un braccio per toccarlo, chi porta in braccio dei bambini e li espone, li mette fuori dalle transenne in cerca di una carezza, di una benedizione da parte del Papa. Quindi è molto difficile gestire la sicurezza del pontefice in queste condizioni. Giovanni Paolo II arriva in un punto di Piazza San Pietro e, come succede spesso in queste occasioni, una mamma si sporge dalle transenne con in braccio una piccola bambina, una femminuccia, si chiama Sara, che ha poco più di un anno. Cerca la benedizione del Santo Padre, che la prende in braccio, la accarezza, la bacia e poi la restituisce a sua madre. Tutto questo avviene un istante prima che in Piazza San Pietro si sentano due colpi, due esplosioni. Naturalmente nel mezzo della folla qualcuno pensa che siano scoppiati dei petardi o che ci sia stata la caduta di qualche oggetto, di qualche transenna. Pochi si rendono conto che invece quei due colpi sono due colpi sparati da un'arma da fuoco, e sono due colpi sparati in direzione del pontefice. C'è qualcuno che ha esploso due colpi di pistola in direzione di Giovanni Paolo II, che quasi immediatamente si accascia sulla Papa Mobile, sulla macchina che lo sta accompagnando per Piazza San Pietro, si appoggia al suo segretario particolare, anche lui polacco, quello che poi diventerà cardinale, che lui stesso farà cardinale, Stanislav Divic, e si accascia appunto addosso al suo segretario, e in quel momento gli uomini della sicurezza, l'autista che è addetto alla guida della macchina, si accorgono che il Papa è stato colpito, perché sulla veste bianca di Giovanni Paolo II compare una chiazza di sangue. Quindi si tratta di qualcosa che nessuno aveva mai pensato potesse accadere, nessuno aveva mai ipotizzato, un attentato contro il Papa, un attentato che rischia di uccidere un Papa a breve distanza dalla sua elezione, perché erano passati neanche 3 anni da quando Giovanni Paolo II era stato eletto Papa. E ripensando a quello che era successo al suo predecessore, che aveva regnato solamente per un mese, trovarsi di fronte alla prospettiva, alla possibilità che anche il nuovo Papa possa regnare per così poco tempo, è qualcosa che sconvolge l'opinione pubblica. Pensare che questo, che potrebbe essere un breve regno, possa avere termine proprio perché c'è stato un attentato, è qualcosa che nessuno immaginava e nessuno riesce ad accettare nei primi momenti. In ogni caso c'è bisogno di correre ai ripari. Il Papa è stato colpito, si è accasciato sulla sua macchina e c'è bisogno di correre verso l'ospedale. Si corre a tutta velocità verso il Policlinico Gemelli, che nel frattempo è stato messo in preallarme, e
con gli uomini dei servizi di sicurezza che come prima cosa salgono sulla macchina per cercare di proteggere il pontefice, perché in quel momento la cosa che più preoccupa gli uomini della sicurezza è che ci sia più di un attentatore, che quei due colpi non siano due colpi di pistola isolati, ma che ne possano arrivare altri, e quindi il primo pensiero degli uomini della sicurezza è proteggere il Papa. Tutto questo avviene il 13 maggio in un orario particolare, perché l'orario in cui l'attentatore, poi vedremo chi è, spara i suoi due colpi di pistola sono le 17:17, quindi c'è anche una numerologia particolare in tutto questo avvenimento. Mentre il Papa viene portato a tutta velocità verso il Policlinico Gemelli, in piazza San Pietro si scatena il panico, anche perché un uomo che si trovava molto vicino al punto dove il Papa è stato colpito cerca di farsi largo tra la folla per scappare, e nel suo tentativo di scappare incappa in una suora che ha la prontezza di sgambettarlo e di farlo cadere. Quest'uomo si scoprirà poi essere un turco, un uomo di origine turca che risponde al nome di Ali Agca, che è colui che ha sparato al Papa e che in quel momento cerca di scappare da Piazza San Pietro approfittando di quello che è il caos che si viene a generare subito dopo l'attentato a Giovanni Paolo II. Questa suora che se lo viene a trovare di fronte ha la prontezza di strattonarlo, di sgambettarlo, Ali Agca cade a terra e in pochi istanti gli uomini dei servizi di sicurezza gli sono addosso e riescono a bloccarlo. Chi è Ali Agca? Ali Agca si scopre quasi immediatamente essere un terrorista turco che appartiene a un'organizzazione di estrema destra che si chiama Lupi Grigi. I Lupi Grigi sono un'organizzazione terroristica turca che negli ultimi anni ha dato molto filo da torcere al governo turco. Lo stesso Ali Agca è un terrorista di spicco di questo gruppo, tanto che in Turchia è stato già condannato all'ergastolo. È stato condannato all'ergastolo perché qualche anno prima Ali Agca ha ucciso un giornalista turco, direttore di un noto giornale turco. È condannato all'ergastolo, viene incarcerato in Turchia, riesce ad evadere e incredibilmente riesce ad attraversare mezza Europa, a procurarsi un'arma, una pistola in Svizzera ed a arrivare a Roma in piazza San Pietro a sparare al Papa senza che nessuna polizia europea, senza che nessun servizio segreto europeo riesca a intercettarlo prima. E questo è già un aspetto che potremmo dire abbastanza sconcertante, perché un terrorista della levatura di Ali Agca, nel momento in cui evade dal carcere, tutti noi immaginiamo che possa avere addosso le polizie e i servizi segreti di mezza Europa. E invece, come dicevamo, Ali Agca riesce ad attraversare molti paesi, a recuperare una pistola da un fornitore svizzero e a presentarsi quel giorno di maggio del 1981 in piazza San Pietro per sparare al Papa. Ali Agca è un killer professionista, come dicevamo in Turchia ha già ucciso, ha già partecipato a diversi atti terroristici dei Lupi Grigi, è un killer professionista su cui chiunque abbia organizzato l'attentato, e poi vedremo che ci sono diverse ipotesi, fa molto affidamento. Per uccidere un pontefice, per uccidere un capo di Stato, non ci si può rivolgere a un dilettante, bisogna rivolgersi a un professionista, a qualcuno che faccia quel lavoro in maniera assolutamente professionale, e Ali Agca è un professionista. Eppure, e qui c'è un altro di quelli che potremmo definire i misteri di questa vicenda, pur sparando da una distanza molto ravvicinata, perché poi dalle riprese televisive, dalle foto scattate in quel momento e dalle ricostruzioni che la polizia italiana farà, si riesce a capire che Ali Agca si trova realmente a soli 3 metri circa da Giovanni Paolo II. Ci sono delle foto che tutti noi abbiamo visto, dei filmati che tutti noi abbiamo visto, che appunto ritraggono Ali Agca con il braccio alzato che spara
il braccio alzato che spunta tra la folla di Piazza San Pietro e che spara in direzione del Papa. Bene, i due sono separati da pochissimi metri, circa 3 metri. Alia Ghiaccia spara 2 o forse 3 colpi, perché anche qui non si è mai capito, eppure avendo una figura così grande, così imponente come quella di Giovanni Paolo II a pochi metri di distanza, un killer professionista come lui manca quello che è il bersaglio grosso, il bersaglio principale, cioè la testa e il torace della sua potenziale vittima. Questo è qualcosa che non è mai stato chiarito. I colpi colpiscono Giovanni Paolo II all'addome, gli perforano l'intestino tenue, gli perforano il colon, il Papa perde molto sangue, arriverà all'ospedale Gemelli dopo aver perso circa 3 litri di sangue, quindi con una situazione pressoché disperata. Ma se quei colpi, invece che colpire l'addome, avessero centrato la testa o il torace, sicuramente le conseguenze sarebbero state molto più gravi. E Ali Agca, da killer professionista, era uno che da 3 metri non poteva sbagliare il bersaglio. Allora, com'è che invece è potuto accadere questo? Beh, Giovanni Paolo II ha una sua teoria, e cioè che quel giorno, visto che era il 13 maggio, qualcuno abbia deviato la mano di Ali Agca. In realtà Giovanni Paolo II non farà mai una allusione diretta alla Madonna che avrebbe deviato quella mano e avrebbe deviato quei colpi. Parla sempre di qualcuno o qualcosa che quel giorno lo hanno salvato, ma è chiaro che per un pontefice così devoto alla Santa Vergine uscire vivo da un attentato che si è svolto il 13 maggio può avere un unico significato, cioè quello che a salvarlo è stata proprio la Vergine di Fatima che si ricordava in quel giorno. Tanto che Giovanni Paolo II decide che uno dei bossoli, una delle pallottole che lo hanno ferito, deve essere incassonata nella corona della statua della Vergine di Fatima. E questo da un punto di vista religioso, immaginifico, è qualcosa di molto bello, no? Perché immaginare che la pallottola che ha ferito e ha quasi causato la morte del Papa venga incassonata nella corona della Vergine, che secondo lui l'avrebbe salvata e secondo anche molti fedeli l'avrebbe salvato, è qualcosa di molto bello. Però c'è il risvolto della medaglia, e cioè che quella pallottola, visto che è stata incassonata in quella corona, non è mai stata consegnata alla giustizia, e quindi non è mai stato possibile operare un esame di quella pallottola che fosse in grado di spiegare quanti colpi erano, le traiettorie di quei colpi e soprattutto se quella pallottola fosse uscita dall'arma di Ali Agca o magari fosse stata sparata da un'altra arma. Quella pallottola è incassonata tuttora nella corona della statua della Vergine Maria e di Fatima, e nessuno è mai riuscito a esaminare appunto quel reperto. Come dicevamo, Ali Agca viene bloccato quasi subito, gli si getta addosso la stessa suora che l'ha fatto cadere, poi arrivano i servizi di sicurezza, viene arrestato, viene portato in carcere, processato in maniera anche abbastanza veloce, perché c'è un primo processo che arriva a conclusione solamente 3 mesi dopo l'attentato, siamo nel luglio del 1981, e viene condannato all'ergastolo, condanna poi confermata anche nell'86. Poi passano un po' di anni e quando Presidente della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, si trova nel pieno del suo settennato al Palazzo del Quirinale, decide di concedergli la grazia. Quindi Presidente Ciampi grazia Ali Agca, dopo che è avvenuta un'altra cosa molto particolare, cioè l'incontro tra l'attentatore e colui che doveva essere la sua vittima, perché 2 anni dopo l'attentato del 1981, Papa Wojtyla decide di andare in carcere e incontrare quello che doveva essere il suo carnefice, il suo attentatore. I due si incontrano, c'è un colloquio che dura qualche minuto, un colloquio molto riservato, perché di quello che si sono detti
nessuno dirà mai niente, non lo dirà naturalmente Giovanni Paolo II, non lo dirà neanche Ali Agca. Giovanni Paolo II dirà solo che quel colloquio è il colloquio che è avvenuto tra due fratelli, e a chi gli chiede conto di quello che si sono detti, lui risponderà sempre: quello che ci siamo detti è qualcosa di molto personale, io ho perdonato questo mio fratello, ma tutto quello che ci siamo detti è un segreto tra me e lui. Dopo il colloquio dell'83, come dicevamo, il presidente Ciampi grazia Ali Agca, che così può uscire dal carcere e tornare in Turchia, dove pendeva su di lui una condanna non all'ergastolo, come ho detto erroneamente prima, ma una condanna a morte per quello che aveva fatto, quindi per l'uccisione del giornalista qualche anno prima. Quella condanna a morte però non viene eseguita, perché nel frattempo la giustizia turca l'ha commutata in un carcere a vita, quindi in un ergastolo. Anche l'ergastolo però poi successivamente viene commutato in una pena detentiva di qualche anno, e poi Ali Agca ritorna definitivamente libero nel 2010. In tutti questi anni trascorsi in carcere, prima in Italia e poi in Turchia, Ali Agca ha dato molte spiegazioni su quello che è successo quel giorno, ha dato molte indicazioni su chi sarebbero stati i mandanti, cambiando spesso versione, contraddicendosi spesso anche in maniera pesante e importante su quello che aveva detto in occasioni precedenti, e cercando di avvalorare la tesi secondo cui lui sarebbe una persona disturbata anche mentalmente, proprio perché questo continuo contraddirsi avrebbe fatto passare all'opinione pubblica l'immagine di una persona sostanzialmente inaffidabile, no? Quindi di cui non ci si poteva fidare, e quindi tutto quello che poi veniva detto andava preso con le molle, perché appunto proveniva da una persona con problemi psichici e quindi ritenuta poco affidabile. Le versioni date da Ali Agca su questo attentato, come dicevo, sono state molteplici. Ognuna però di queste versioni contiene dei potenziali elementi di verità. Perché ci interessa questo avvenimento nel caso più grande del rapimento di Emanuele Orlandi? Perché tra le versioni date da Ali Agca c'è anche quella secondo cui Emanuele Orlandi sarebbe stata rapita per ritorsione, per far stendere un velo di silenzio appunto su tutto quello che era successo quel 13 maggio del 1981, quasi che il rapimento di Emanuele Orlandi fosse un avvertimento a chi in Vaticano sapeva che cosa era successo, e che piuttosto che parlare se ne doveva stare zitto. Quindi le versioni poi sull'attentato del maggio del 1981 portano anche in direzione del rapimento di Emanuele Orlandi. Sono le 17:17. Giovanni Paolo II, dopo un'udienza pubblica, ha già compiuto un primo giro di saluto ai pellegrini. La Papa Mobile continua per una seconda tornata. Piazza San Pietro è gremita di folla. Il pontefice si prodiga in saluti e baci ai bimbi che gli vengono porti. Quando giunge all'estremità destra della piazza, guardando la basilica, improvvisi risuonano alcuni colpi di pistola. Nessuna telecamera riesce a riprendere questo momento, immortalato solo da pochi scatti fotografici. I proiettili sono partiti da una distanza di 3,5 metri da una pistola Browning calibro 9, impugnata dal killer turco Ali Agca. Il primo colpo raggiunge il Papa all'addome, lo attraversa e una volta uscito colpisce al torace la pellegrina americana Anne Audrey, alla quale verrà asportata la milza. Il secondo proiettile frattura l'indice della mano sinistra del pontefice e finisce la sua corsa nel braccio di un'altra turista statunitense, Rose Hall. Prima la campagnola bianca, poi un'ambulanza, corrono via dal Vaticano verso il Policlinico Gemelli. Privo di conoscenza, Karol Wojtyła riceve l'unzione degli infermi dal segretario particolare, Don Stanislao Dziwisz. Quindi è portato in sala operatoria. Ha perso 3 litri di sangue. Il polso è quasi impercettibile, eppure il cuore regge. I fedeli tutti, ma anche il mondo intero, restano col fiato sospeso durante le 5 ore e mezza di intervento chirurgico, che riesce perfettamente. Il Papa è salvo.
Le sue immagini nel letto dell'ospedale fanno il giro del mondo e portano consolazione a quanti stavano in pena. Giovanni Paolo II perdonò l'attentatore, subito arrestato e condannato all'ergastolo. 2 anni dopo, in occasione del Natale, volle andare ad incontrarlo in carcere. Aggià, confidò poi il Papa, non si capacitava di non essere riuscito a uccidermi, avendo sparato così da vicino, come se qualcuno avesse deviato i suoi colpi. Quella mano miracolosa, Wojtyła non esitò a individuarla in quella di Maria, ricorrendo il 13 maggio alla festa della Madonna di Fatima. E ora uno dei proiettili che lo colpirono è incastonato, a mo' di ex voto, nella corona della statua di Fatima. Ricordo di quel giorno in cui l'invisibile si fece presente. Beh, questo era un servizio di TV 2000 che ripercorre le fasi concitate, no, del momento dell'attentato. Chiaramente tutti noi eravamo, no, diciamo, già abbastanza grandi da poter ricordare l'atmosfera che si visse quel giorno e poi tutto quello che è venuto dopo, come diceva Franco, sul comportamento di Agcià in tribunale, sul suo essere l'incontro con il Papa, il suo dire che era Dio sceso in terra, cioè di questi vaneggiamenti che poi hanno, no, come diceva Franco, tentato di indurre, no, in chi lo doveva giudicare e nell'opinione pubblica l'idea di una persona instabile, di una persona non affidabile. È chiaro che quello era un momento molto particolare perché, come diceva Franco, anche dopo il regno brevissimo di Giovanni Paolo I, l'incubo, no, di un altro papa che se ne andava presto aleggiava su tutta la Chiesa, in un momento molto particolare in cui Giovanni Paolo II poi si è incastonato anche per rimettere un pochino in riga, no, tante frizioni e tanti scossoni che all'interno, no, del clero c'erano. Quindi ci voleva un papa forte, un papa sufficientemente giovane che portasse avanti, no, anche un tipo di riforma degli organi ecclesiastici. Cioè, c'era un momento in cui andava anche messo in pratica quello che è uscito dal Concilio Vaticano II. E quindi immaginate tutto questo che a un certo punto viene messo a rischio da Ali Agca, che armato da chi, poi magari ne parleremo dopo, insomma, no? Perché tante cose sono state dette, quindi i servizi segreti di qua, i servizi segreti di là, poi dopo chiaramente Franco sono convinto che lo affronterà. Umberto? Beh, io lo ricordavamo perfettamente, come giustamente dicevi tu, e chiaramente è molto singolare la visita che ha fatto il Papa, no? Il fatto che lo abbia perdonato, perché chiaramente essendo Papa, insomma, non poteva, quantomeno per contratto, diciamo, non fare qualcosa di diverso, no? E questo credo che, insomma, sia un po' nelle corde, sia abbastanza normale. Certo, aleggia tanto mistero su questa situazione. Credo che però, diciamo, no, il Papa nella sua bontà abbia avuto anche tanta pazienza e tanto rispetto per il proprio ruolo, no? Perché diciamocelo chiaramente, quando vai a trovare chi ti ha sparato e magari questo signore si rammarica per il fatto di non averlo ammazzato, credo che il Papa gli avesse detto: beh, spiacente di deluderti, perché poi alla fine, insomma. Quindi volevo dire, sono cose veramente straordinarie, ma al tempo stesso normali, no? Cioè straordinarie nella misura in cui si stia parlando di persone, normali nella misura in cui si stia parlando del Papa, perché il Papa non poteva fare diversamente, doveva perdonare, doveva fare tutto, diciamo, elaborare tutto questo canovaccio, che ovviamente non è un discorso assolutamente scontato, ma che chi ha, diciamo, vocazione, chi è credente o chi magari prova a pensare, no, come un credente, non credo si potesse esimere dall'assentire
riguarda tutto il processo che è stato elaborato e che è ben raccontato Franco. Non poteva non perdonare, no? Non sarebbe stato clamoroso se il Papa non avesse perdonato anche colui che aveva cercato di ucciderlo, no? Vero è che adesso bisogna anche fare un'altra riflessione, Franco, no? Che non, insomma, chi ha questo tipo di ruolo non si può arrabbiare, cioè deve vedere le cose sempre in maniera serafica. Però ricordo che c'è un salmo, non ricordo bene quale fosse il numero, non lo ricordo, dove parlando di nostro Signore fa riferimento e dice lento all'ira, no? Quindi questo significa che è lento all'ira, però non è che non... Se alla fine ci arriva lì. Sì, no, ovviamente sto ragionando così, facendo un'interpretazione assolutamente letterale, non interpretata. Io personalmente sono credente e quindi, per carità, insomma, qualche volta faccio anche fatica a ragionare sulla cruenza e insomma a sentire sulla cruenza del Vecchio Testamento, mi ritrovo più sul Nuovo. Però volevo dire, quando parliamo di salmo responsoriale, c'è una parte dove si dice lento all'ira, lasciando intendere che insomma uno non è che si incazza, diciamo, tutti i minuti, però non è detto che insomma provocandomi non... No. Ecco, quindi, e qui parliamo ovviamente della massima autorità, no? Ecco, scusate, ma insomma, questa bisogna che ce la raccontiamo. Ce la dovevamo dire, dai. Quindi volevo dire, poi se il Papa insomma si fosse arrabbiato anche un pochino, non è che poi alla fine, no, insomma, uno poteva eccepire. Una bella papagna papale. Voglio dire, insomma, no, con tutto il rispetto, no, dice lasciatemi solo un attimo con questi signori, no? Magari leggerissimamente legato. E poi non posso fare mica niente, poi non lo sapremo mai, no? Quello che certo. Poi a un certo punto quello che hanno fatto, no? Qualche tumefazione, ma quello che ha detto, sì, perché è rimasto un segreto, quindi chissà ma io sono convinto, con tutto rispetto e con grande ovviamente benevolenza, che qualche riflessione, diciamo, intensa gliel'abbia fatta, no? Se ringrazio a Dio che sono Papa, perché se ero Papa io ti perdono pure, sì, però poi insomma non si voleva capacitare del fatto che avesse sbagliato, perché lui proprio è un professionista così, e non si voleva capacitare anche del fatto che il Papa invece sosteneva che qualcuno o qualcosa avesse deviato la mano. Ma Giovanni Paolo II dice, siccome lui non è un cristiano, non sapeva neanche che quel giorno era la ricorrenza della Madonna di Fatima, e quindi non conosceva poi, insomma, no, la ricorrenza della Madonna di Fatima, e quindi risultava difficile per lui capire perché avesse sbagliato, come avesse fatto a sbagliare, e risultava anche difficile capire quello che sosteneva il Papa, no? Che diceva qualcuno qualcosa ha deviato la mano, perché logicamente, non essendo un cristiano, non riusciva a intendere quel tipo di ragionamento. Assolutamente sì. Adesso molto seriamente, insomma, si fa veramente anche una gran fatica a pensare, non a non credere, ma ci mancherebbe altro, a pensare ovviamente che una persona possa perdonare in maniera così puntuale. D'altra parte, adesso stiamo parlando di una figura come Papa Wojtyła, insomma, non un Papa qualunque, ma un Papa e, insomma, ha lasciato il segno nella storia religiosa, nella storia cattolica, e non solo, no? Quindi chiaramente, insomma, è un messaggio molto forte e anche molto molto particolare, che insomma non è facile far passare, Franco. Certo, no, vabbè, ci siamo un attimo lasciati, no, andare a, in qualche modo, anche alla parte più goliardi che c'è in noi, no? Ci siamo un attimo lasciati andare, però io invece volevo così ricordare, ce l'ho molto chiaro, no, questo momento, questa incredulità su quello che era successo al Papa. Cioè, per noi sembrava una cosa impossibile che potesse succedere
ad un uomo di chiesa, no? Cioè estraneo completamente a, a tutte le vicende così di uccisioni, attentati. Attentati, cioè sembrava stranissima questa storia e ci ha sempre lasciato un po' con questa incredulità. Cioè, com'è possibile che abbiano sparato al Papa? Che c'entra il Papa? Che cosa succede? Cioè, questa c'è sempre rimasta un po'. Io me lo ricordo, ero ragazzetta. Mi scusi, Umberto. No, no, scusate. Ovviamente noi però siamo anche un pochino presi in ostaggio, diciamo, da qualche secolo, ma non più di tanto, di storia dove ovviamente è stata un po' ammantata, è stata sopita la cruenza che comunque all'interno della Chiesa Cattolica vigeva, insomma, no? Il Medioevo era bello che è passato, possiamo aspettare il Rinascimento, Barocco, ma ormai siamo insomma nel XX secolo, insomma la Chiesa la vediamo più vicina come evangelizzazione, no? E non come potere, non i Borgia, insomma, voglio dire, no? Ecco, c'è oramai una figura un po' più temporale, chiamiamola così. E quindi comunque ci sembrava strano. Venivamo dall'attentato che c'era stato pochi mesi prima a Reagan, il presidente degli Stati Uniti, ma finché ci sta pure. Si spara un presidente degli Stati Uniti o a qualsiasi altro politico lo diamo non per scontato, però insomma che sia una cosa più possibile. Eh no? Già! Ma sparare al Papa sembra una cosa assurda per i tempi, no? Per i nostri tempi. Invece ecco perché forse ci ha colpito in maniera così, così importante, perché ripeto, un politico ci siamo più preparati, no? Più una cosa che potrebbe accadere. E per un Papa la cosa è diversa invece quando ci siamo ritrovati in quella situazione. Anche perché noi poi uscivamo anche da poco dagli anni di piombo, quindi eravamo abituati alle gambizzazioni dei politici, sì. Insomma, Moro, insomma ci sta. Certo. Però insomma Alia già comincia a dare una serie di diversioni, comincia a dire tutta una serie di cose più o meno farneticanti e alla fine insomma emergono tre grosse piste che vengono seguite nel corso degli anni dai vari inquirenti, poi magistrati che si sono susseguiti. Io, rovesciando un po' quello che è l'ordine cronologico, partirei da quella che è arrivata per ultimo, cioè l'ultima pista che Alia già ha tirato fuori, che è relativamente recente, perché parliamo di una dichiarazione fatta circa 10 anni fa, siamo nel 2013, e che è, a mio modo di vedere, anche forse quella più assurda, perché Alia già nel 2013 arriva a sostenere, innanzitutto cambia tutte le versioni precedenti, dice no, tutto quello che vi ho detto fino adesso non è vero, adesso vi dico veramente chi è che voleva uccidere il Papa. E nel 2013, secondo Alia già, chi è che voleva uccidere il Papa era niente meno che l'Ayatollah Khomeini, il capo spirituale e politico dell'Iran di quei tempi, che secondo Accia appunto gli avrebbe ordinato personalmente di uccidere il portavoce del diavolo in terra. Queste sono le parole che riferisce Accia. Devi uccidere, sei tu che devi uccidere il capo degli infedeli, il vicario di Satana, e soprattutto Khomeini gli dice uccidilo e poi togliti la vita. Così la tentazione di tradire, di raccontare quello che è successo, di rivelare quello che è successo, non inficerà, non offuscherà in qualche modo il tuo gesto. Quindi uccidi lui e poi ucciditi tu e la tua morte verrà ricompensata con il paradiso e con la gloria eterna. Perché ho iniziato da questa che è la più recente, ma vi dicevo secondo me anche la più inverosimile? Perché molti osservatori politici hanno notato due cose. La prima cosa è che l'Ayatollah Khomeini conosceva pochissimo la lingua turca, quindi che abbia parlato direttamente con Ali Agca chiedendogli appunto di uccidere il Papa è già questa una cosa di per sé abbastanza difficile da accettare. Ma poi perché i due appartengono a due correnti della religione musulmana completamente opposte, una opposta all'altra, perché
Accia è di fede sunnita, mentre l'Ayatollah Khomeini è di fede sciita, e quindi appare, se non altro, improbabile che un sunnita accetti di prendere ordine da uno sciita, e, come dicevamo, che per di più non conosce neanche in maniera approfondita la lingua turca. Quindi questa però è l'ultima pista, l'ultima versione data da Ali Agca nel 2013. Ma prima di questa pista si erano seguite altre due tracce molto, molto forti. La prima è quella che ci ricollega a quello che dicevamo nelle prime puntate, nei primi appuntamenti di Misteri non deve morire. Perché? Perché abbiamo detto che l'elezione di un papa polacco, del primo papa slavo della storia, elezione che avviene nel 1978, è qualcosa che mina alle fondamenta i paesi del patto di Varsavia, ma soprattutto mina alle fondamenta il potere dell'Unione Sovietica nell'Europa orientale. Perché? Perché in Polonia sta nascendo un sindacato cattolico, autonomo, un sindacato Solidarnosc, e il Papa, un Papa polacco sulla cattedra di San Pietro, è qualcosa che sconvolge i piani, può sconvolgere i piani dell'Unione Sovietica, perché la Polonia è un paese profondamente cattolico, e avere un polacco a capo della Chiesa cattolica dai sovietici è visto come effettivamente un grande rischio per la supremazia dell'URSS su tutti gli altri paesi satelliti dell'Europa orientale. La prima pista quindi che si segue è quella che dietro l'attentato, perché questo dice Ali Agca, ci siano i servizi segreti bulgari, che però sarebbero stati in qualche modo imbeccati dal KGB sovietico. Quindi il KGB sovietico che ordina ai servizi segreti bulgari di uccidere Giovanni Paolo II, proprio perché l'Unione Sovietica vorrebbe togliere di mezzo quella figura così scomoda, ma senza sporcarsi le mani in prima persona. Quindi affida il compito ai servizi segreti bulgari con l'aiuto della Stasi, della polizia segreta della Germania Est. Questa è la prima versione che viene data da Ali Agca, che arriva a coinvolgere addirittura dei funzionari dell'ambasciata bulgara di Roma. Dice: guardate che io sono riuscita ad arrivare a Roma e ho avuto copertura proprio grazie a funzionari dell'ambasciata bulgara che in qualche modo sono legati ai servizi segreti di Sofia. Questa è la prima versione dei fatti, e questa è la prima pista che viene seguita dagli inquirenti italiani. Nel corso degli anni, il tempo che abbiamo a disposizione stasera è poco per ripercorrere tutto quello che è stato il processo e le indagini fatte a carico di questi funzionari bulgari, però il dato di fatto è che poi col passare degli anni si è scoperto che la pista bulgara aveva qualche fondamento, ma non così solido tanto da arrivare a poter sostenere oggi come oggi che quell'attentato è stato organizzato dai servizi segreti sovietici, bulgari e della ex Germania Est, che poi tra l'altro si sarebbero andati ad affidare a un gruppo terroristico di estrema destra, e anche questo è abbastanza irrealistico, no? I servizi segreti bulgari o sovietici o ex Germania Est non avevano certo bisogno di andarsi a affidare a un gruppo terroristico di estrema destra. Se avessero voluto togliere di mezzo il Papa, avrebbero avuto decine di modi per farlo senza affidarsi a un gruppo terroristico che era che aveva un'ideologia completamente opposa a quella che portavano avanti invece i paesi dell'est Europa. Però la pista russo-bulgara è una pista che viene seguita, i funzionari dell'ambasciata bulgara a Roma vengono indagati, naturalmente si avvalgono dell'immunità diplomatica, quindi risulterà anche difficile poi portare avanti l'indagine, perché di mezzo ci sono le ambasciate e le varie immunità diplomatiche, ma il reale coinvolgimento di questi servizi segreti non è mai stato provato fino in fondo. L'altra pista che viene
suggerita in tempi seguenti da Alia Gcha agli inquirenti italiani, e che viene battuta anche questa dagli inquirenti italiani, è quella interna al Vaticano. Alia Gcha dice: guardate che c'è qualcuno che all'interno del Vaticano non vorrebbe che Giovanni Paolo II potesse portare avanti la sua opera di rinnovamento della Chiesa. Giovanni Paolo II era una figura scomoda tanto per i paesi dell'est quanto per una parte della burocrazia vaticana, delle alte sfere vaticane. Quindi Alia Gcha dice: guardate che noi esponenti dei lupi grigi siamo stati incaricati da due cardinali addirittura, ma naturalmente non fa i nomi di questi cardinali, che avrebbero versato un'enorme somma presso un conto corrente segreto dello IOR, e tanto per cambiare torna dentro la banca del Vaticano, affinché appunto organizzassimo e portassimo a compimento l'uccisione di Giovanni Paolo II. Ad indagare per la magistratura italiana è il giudice Rosario Priore, che poi ha indagato su molti altri misteri italiani. Il primo che mi viene in mente è la strage di Ustica. Il giudice Priore è un professionista serio che porta avanti le sue indagini in maniera seria, che cerca di approfondire quello che è successo, ma non riesce a trovare le prove di queste dichiarazioni, cioè non riesce a trovare le prove del coinvolgimento di due cardinali, né che sia stato mai aperto un conto segreto allo IOR per versare il denaro come ricompensa per quell'attentato. Il giudice Priore però riesce a trovare una fotografia che è stata scattata 3 giorni prima dell'attentato. Il 10 maggio del 1981 Giovanni Paolo II va in visita a una parrocchia romana. Sapete che il pontefice spesso visita le parrocchie della capitale. Quel giorno, il 10 maggio del 1981, si reca a visitare la parrocchia di San Tommaso d'Aquino. E naturalmente quando arriva il Papa, i fedeli che cosa fanno? Scattano le loro fotografie, no? Come ricordo di quella giornata. Una di queste fotografie ritrae dei personaggi che sono lì assiepati all'interno di questa chiesa e che a prima vista sembrerebbero dei fedeli qualsiasi. In realtà il giudice Priore scopre che uno di quegli uomini raffigurati nella foto, che è stata scattata da un parrocchiano che si trovava lì appunto per assistere alla visita di Giovanni Paolo II, rassomiglia in maniera molto importante proprio ad Alia Gcha. E quindi diventa una foto che in qualche modo testimonia che Alia Gcha era a Roma da 3 giorni prima dell'attentato del Papa, e che addirittura quel giorno si rechi in San Tommaso d'Aquino per assistere alla visita di Giovanni Paolo II. Il giudice Priore rintraccia questo parrocchiano, che si chiamava Daniele Petrocelli, e gli chiede i negativi di quella foto per capire se in qualche modo sia stata manomessa. Ma quella foto lui non ce l'ha più, non ha più il negativo di quella foto, perché racconta che il giorno dopo la visita di Giovanni Paolo II alla parrocchia di San Tommaso d'Aquino, bussa alla porta di casa sua un ufficiale che si qualifica almeno come un ufficiale, un funzionario della Digos, e si fa consegnare la foto e il negativo, senza fare nessun tipo di verbale, senza dire il motivo per cui quella foto viene sequestrata, ma raccomandando solo a questo parrocchiano di non parlare con nessuno, di non fare menzione di quello che è accaduto, di quello che ha fotografato e di quel sequestro della foto. Una testimonianza che viene confermata anche dalla moglie di questo parrocchiano. Qual è l'interesse particolare di questa foto? È che sembra che Alia Gcha fosse presente in un settore della chiesa che normalmente era un settore riservato, cioè in quella parte della chiesa si trovavano non fedeli, pellegrini, parrocchiani qualsiasi, ma si trovavano persone che potevano essere lì solo in virtù di un invito fatto direttamente da una struttura interna al Vaticano che si chiama Prefettura della Casa Pontificia,
che era diretta in quel momento da Monsignor Monduzzi, ma non è questa la cosa particolare. La cosa particolare è che nella prefettura della Casa Pontificia c'erano solamente due dipendenti civili. Uno di questi due dipendenti si chiamava Ercole Orlandi, che era il padre di Emanuela. E quindi nel momento in cui Emanuela Orlandi scompare a Roma e Ali Agca tira in ballo anche il rapimento di Emanuela Orlandi come avvertimento al mondo vaticano riferito appunto all'attentato contro Giovanni Paolo II, il fatto di trovare una foto che raffigura Ali Agca in un settore che assiste a una manifestazione del Papa, a un evento di Giovanni Paolo II, in una zona che normalmente è riservata a persone che vengono invitate direttamente appunto dagli uffici vaticani, e in questo ufficio lavora il padre di Emanuela Orlandi, capite che scatena una ridda di ipotesi. Naturalmente qualche anno dopo verrà chiesto conto a Ercole Orlandi di quell'invito, e gli si chiederà conto del fatto che veramente Ali Agca fosse stato invitato, ma a distanza di anni la memoria di Ercole Orlandi, e sfido chiunque a posto suo a ricordare una cosa del genere, non riesce a mettere insieme e mettere in fila tutto quello che è successo. Ercole Orlandi dice chiaramente: mandavamo decine di inviti, facevamo decine di inviti da parte del nostro ufficio, non mi ricordo se uno di questi inviti sia stato mandato a una persona che si chiamava Ali Agca, non ho memoria, mi sembra di non averlo mai fatto, ma a distanza di anni logicamente è quasi impossibile ricordare un particolare del genere. Quello però che secondo me è più significativo e con il quale poi chiudiamo l'appuntamento di stasera è quello che lo stesso giudice Rosario Priore dice a conclusione di quelle che sono le indagini su questo avvenimento, perché il giudice Priore dice in sostanza che molte cose avrebbero potuto avere un chiarimento diverso in merito all'attentato a Giovanni Paolo II se, e cito le parole del giudice Priore, se ci fosse stato l'ausilio della Città del Vaticano, ma ci si è trovati davanti ad un atteggiamento che appare come intento, e non si comprende da quali finalità determinato, di chiudere ogni indagine sul delitto e di porre una pietra tombale sulla ricerca della verità. Questo dice il giudice Priore, cioè è come se dal Vaticano qualcuno avesse voluto mettere una pietra tombale e dire la verità su quello che è successo quel 13 maggio del 1981 non deve venire fuori. E quindi lo stesso giudice Priore dice: magari avremmo potuto scoprire altre cose, magari avremmo potuto far luce meglio su quello che è successo, ma qualcuno evidentemente non aveva interesse a far luce in Italia, fuori dall'Italia, in altri paesi europei, ma anche all'interno della stessa Città del Vaticano. Molti hanno preferito che su tutta la vicenda calasse una pietra tombale, un silenzio che in qualche modo poi ha impedito l'accertamento della verità. E questo silenzio, questa pietra tombale, questo modo di gestire le vicende interne al Vaticano le ritroveremo anche nel fatto che poi dà il titolo a tutto a questa trasmissione, cioè il rapimento di Emanuela Orlandi, perché qualche tempo dopo l'attentato a Giovanni Paolo II arriverà appunto la scomparsa di questa ragazza, di questa cittadina vaticana. Passano 2 anni dall'attentato a Giovanni Paolo II e questa cittadina vaticana scompare, e secondo Ali Agca appunto anche il rapimento di Emanuela Orlandi in qualche modo sarebbe collegato al fallito attentato al pontefice polacco. Allora, quello che hai detto questa sera, soprattutto sul discorso che il papà di Emanuela Orlandi lavorasse all'interno dell'ufficio che mandava poi praticamente gli inviti, è una cosa che mi ha, devo dire, un po' sorpreso e sconvolto, perché sembra che stiamo ricostruendo, no, quello che potrebbe essere quel filo che poi ha legato le due vicende, chiaramente, no? Perché
insomma, da dentro il Vaticano partire l'invito da lì, già, ma adesso poi chi se lo ricordava, non se lo ricordava, magari l'aveva fatto l'altro che lavorava insieme a lui, magari, quindi... Ma magari sì, sarà stato un invito fatto a nome di un'altra persona. Ma infatti, e infatti, magari con il passaporto, no, falso, poteva entrare tranquillamente. E comunque è interessante questo tipo di atteggiamento che piano piano si sta scoprendo all'interno del Vaticano, che poi è quello che anche non tanto velatamente il fratello di Emanuele Orlandi, no, sta riportando alla luce in quest'ultimo anno, dove denota anche da parte proprio con testimonianze anche degli inquirenti questa reticenza vaticana nel agevolare, no, la ricerca di documentazione, la ricerca anche di testimonianze importantissime. E ultima cosa che mi ha colpito fu un'intervista fatta credo al direttore di Radio Vaticana o no, dell'Osservatore Romano credo, che praticamente si infuriò in diretta sulla 7 se non vado errato, alle domande del giornalista che incalzava su fatti reali anche che il giornale stesso riportava in maniera non completa. E questo è il segno un po' di quello che gira intorno a tutta questa vicenda, quindi dall'attentato al Papa in poi, quindi anche al rapimento di Emanuele Orlandi. Nulla di nuovo sotto il sole? Questa è una bella domanda. Non so, Umberto, che ne pensi? Beh, non te lo so dire, guarda, ascoltare le parole di Franco mette sempre, diciamo, soprattutto su questo argomento, in osservazione di grande disagio, no? Perché poi si ricordava, diciamo, il giudice che poi no, si è occupato di, insomma, dell'altro terribile mistero. Sembra quasi che in Italia, insomma, non si riesca mai a trovare una quadra. Sembra quasi che, insomma, più che provare a scoprire la verità si agisca più o meno consapevolmente, questo non spetta a me, per intorbidire la verità più che per tirarla fuori. E questa cosa, insomma, trascinata per tutti questi anni, è veramente complicata, difficile da poter individuare, inquadrare. E devo dire, ogni volta che si riapre e si parla, diciamo, di queste cose, si apre una ferita, no? Perché poi tra persone normali, ma per normali non intendo banali, ovviamente, per persone, per cittadini, ecco, cittadini rispettosi, rispettosi, diciamo, della verità, del vivere civile, eccetera, eccetera, essere in presenza di queste latenze, no, indubbiamente non ci dà una grande rassicurazione da qui in avanti, no? Perché quante cose possono continuare, no? Maria Teresa, Paolo e Franco, quante cose si possono ripetere, no? Al netto di tutte quelle che sono già successe, senza che poi magari si avesse la certezza, no, che possono essere risolte, possono essere definite, che possono essere messa, diciamo, al bando chi le ha provocate, che possa essere restituita una verità. Questo è veramente un problema civile, no? Un problema del vivere civile, che indubbiamente altro non fa che crinare una democrazia attentata da tanti punti di vista, però anche dal punto di vista della giustizia o della mancata giustizia, a seconda del punto di vista, indubbiamente la visione non è bellissima. Assolutamente, non è bellissima per nulla. E diciamo, come dicevi tu, Umberto, che è un po' uno sport italiano, no? Che anche in altro tipo di vicende, più o meno, passatemi il termine, torbide, chi è deputato a trovare la verità si scontra spesso verso dei muri molto molto particolari. Comunque, questo è, e noi cercheremo comunque con il racconto che ci sta facendo Franco
di farci un'idea più approfondita. Devo dire che questa sera Franco ci ha illuminato su alcuni fatti che non avevamo mai preso in considerazione, Sì, è vero. no? Quindi questo sicuramente è così. Naturalmente, se non ci è riuscito il giudice priore, figuriamoci se potremo riuscirci noi. Però anche ritrovare certi particolari, magari scoprire per la prima volta certi particolari, secondo me, come diceva anche Umberto, aiuta a capire come funzionano le cose, no? In determinati momenti storici, in determinati passaggi storici, perché sembra sempre che ci sia qualcuno che getta del fango o del fumo negli occhi per cercare di fare in modo che poi si giri magari intorno alla verità, si giri, ma non ci si arrivi mai in maniera definitiva. Per me sentire un magistrato italiano che dice, un giudice italiano che dice sì, potevamo approfondire e scoprire forse veramente come erano andate le cose, se non ci fosse stato qualcuno che in sostanza, perché questo dice, ci metteva i bastoni fra le ruote, è qualcosa di importante. Quindi non arriveremo alla verità, a scoprire quello che è successo a Emanuele Orlandi, perché purtroppo non ci siamo ancora riusciti, non ci è riuscita la magistratura. Però ricordarle queste cose secondo me serve, che serve a far capire come funzionano determinate situazioni in questo paese. Assolutamente sì. Bene, Umberto, di. No, dicevo, sono sicuramente, costituiscono sicuramente un monito, perché poi non c'è mai limite, no, alla volontà di poter arrivare e giungere alla verità. Una cosa forse ce la dobbiamo portare a casa tutti quanti, no? Che vero è che non è scontato provare a scoprire la verità, ma è altrettanto vero che uno dei più grossi killer della verità è l'abbandono a noi stessi, nel senso non essere fiduciosi di quello che potrebbe succedere, di quello che si potrebbe scoprire, è sicuramente un killer della verità. Perché qualche volta, umanamente parlando, e questa cosa parlo per me ovviamente, ma credo di interpretare anche, insomma, il sentimento degli ascoltatori, ti prende lo sconforto, no? Ti prende lo sconforto perché magari sono passati millenni per poter cercare di arrivare a un grado di democrazia, a un grado di convivenza, a un grado di vivere civile tonico, no? E poi magari succedono queste cose che magari rimettono un po' in discussione il nostro senso della democrazia. Ecco, questo è molto pericoloso a mio avviso. È molto pericoloso perché la storia ci insegna che questo tipo di sentimento lacera un po' la tenuta, la rete, il network della democrazia, offrendo il fianco a uomini forti, offrendo il fianco a persone che magari avocano a sé l'onere e l'onore di risolvere i problemi del mondo. E questo, secondo me, è una cosa sulla quale dobbiamo riflettere. È una cosa che non è poi così lontana dalla situazione attuale a livello mondiale. Guardiamo tutti i focolai, guardiamo tutti quanti, diciamo, gli orientamenti, no? Guardiamo, diciamo, le braccia alzate, guardiamo tante cose che si stanno riproponendo, un po' come i peperoni. E questo non va bene. Scusate, ma insomma, non va bene, non va bene assolutamente. E quindi tutto possiamo fare tranne che rimanere lì e in chiave sopita. E se mi permettete un termine forte, assuefatta al fatto di non essere in grado di scoprire la verità. Perché questo è un problema serio, un problema per noi, un problema per i nostri figli e per chi verrà dopo di noi. E quindi dobbiamo tenere, dobbiamo reggere e fare in modo che tutti quanti, diciamo, in un'ottica di network, proprio in un'ottica di rete, si possa contribuire a far sì che la verità possa e debba costantemente emergere. Assolutamente d'accordo, sottoscrivo. Speriamo che le nuove generazioni non abbiano a vedere questo spettacolo che abbiamo visto noi in diretta negli anni, di tanti, quelli che vengono chiamati i misteri, no? Cioè, i misteri basta ormai, siamo nel 2024, non c'è più senso di avere misteri. Perché? Perché l'unico mistero che dobbiamo avere è misteri.
non deve morire. ne troveremo tanti di misteri a cominciare la prossima volta, perché fin dal giorno della scomparsa ci saranno tutta una serie di cose. Allora, non chiamiamoli misteri, ma di cose che non tornano, quello sì. Ecco. E siccome cominceremo a parlare, anzi parleremo la prossima volta del giorno del rapimento, perché siamo arrivati dopo aver inquadrato la situazione, no, storica di quel periodo, quello che succede in Vaticano, quello che è successo nel mondo finanziario, economico, siamo arrivati al momento di raccontare il rapimento di Emanuele Orlandi, vedremo che già dalle prime ore seguenti il rapimento ci sono molte cose che non tornano. Magari non chiamiamoli misteri, però sicuramente molte cose non quadrano in tutto quello che è successo. Beh, allora attendiamo con grande curiosità la prossima puntata, e questa sera non posso far altro che ringraziare Franco per, come sempre, per questa bellissima, veramente questa bellissima puntata che, come, grazie a voi, ripeto, ci ha aperto gli occhi su altre cose che magari non avevamo ancora messo a fuoco. Ringrazio Umberto, ringrazio Maria Teresa e niente, al piacere, com'è Umberto? Al piacere della prossima occasione. Bene. Buonanotte. 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 Ameria Radio ha presentato Misteri non deve morire. Ameria Radio, la radio che non c'era.